Oh, ma siamo appassionati di tecnologia, eccoci qua con un nuovo video. Tempo fa ci siamo fatti una domanda, ma è sempre vero che chi più spende meno spende? Non lo so, l'abbiamo pensata questa cosa in occasione in cui alcuni amici ci hanno chiesto suggerimenti su un aspirapolvere. Io così su due piedi avrei detto, ma prendiamo una Dyson, ma non tutti ovviamente possono spendere quelle cifre. Quindi che cosa succede se andassimo a suggerire un aspirapolvere a basso costo? E quindi che cosa abbiamo fatto? Siamo andati sul sito di Amazon, abbiamo scelto una che avesse un costo più o meno intorno ai 100 e 150 euro e ne abbiamo presa una che avesse più o meno delle recensioni positive. E in particolare ci ha colpito questa qui, tra l'altro scelta di Amazon. E allora ci clicchiamo sopra e l'andiamo ad acquistare. Applichiamo il coupon che c'è in questo momento e acquistiamolo. Sì, vabbè, ma troppo facile pulire sul pulito. Andiamo a provare in un posto veramente sporco. Ma dove se non in garage con un pavimento completamente sporco e zozzissimo, c'è del pietriccio, foglie e quant'altro, veramente, veramente sporco. Prima però diamo. Una pulita. In macchina, quindi accessori, li andiamo a vedere come si comporta. Intanto la cosa comoda è che dobbiamo premere una volta il bottone e lei parte. Potenza media. Thank you.
aumentiamo la potenza di aspirazione. Devo dire, niente male. Cambiamo la spazzolina, proviamo quella da divano. Guardate qua tutto lo sporco, l'ho accolto. Oh, prova automobile superata. Ok, questa è la situazione. Foglie secche, sporco. Vediamo un po', allora. Tanto l'andiamo a sbloccare perché come vedete sta in piedi da sola. L'asta telescopica, quindi la vado a sollevare un po' con una mano, non è facilissimo, però intanto vi faccio vedere tutti i livelli, tutti gli scatti. Quindi si estende un altro, diciamo, 30 centimetri circa, forse qualcosina in più, e cominciamo e vediamo un po'. Parte sempre a velocità media, quindi la velocità sono due, però devo dire che già questa velocità, andiamo a vedere sulle foglie, un po' di difficoltà sulle foglie, però va bene, pietriccio nessun problema. Riproviamo sulle foglie, aumentiamo l'aspirazione. Prese. Qui negli angoli. Ok, vediamo un po' com'è la situazione qui. Tanto un ciuffetto di erba secca qui è rimasta.
Leggermente si è graffiata un po' la plastica, però appunto diciamo abbiamo fatto un utilizzo estremo perché ci abbiamo aspirato del pietrisco. E qui, infatti, possiamo andare a vedere tutto ciò che abbiamo raccolto. Quindi adesso lo andiamo a svuotare. Ok, andrò a svuotare qui su questo fogliettino di carta, così vi faccio vedere. Per svuotare basta aprire qui. Beh, veramente niente male. Questo è quello che abbiamo raccolto in pochi minuti di aspirazione. Devo dire niente, niente male. Non me l'aspettavo. Benissimo, una volta svuotato tutto ciò, lo sporco che c'è all'interno del contenitore, possiamo andare a rimuovere, se vogliamo, questa parte. Un po' così vedete meglio. Premendo questo bottone viene via l'unità con il contenitore. Ecco qui, molto leggera questa. Guardate, se non abbatte un livello di... No, ci dice soltanto che è stato staccato, però forse ci sta indicando il livello della batteria. Mentre questa parte qui, facendo una rotazione, si stacca. Questo fondamentalmente poi è il motorino di aspirazione molto piccolo, leggero. Da quest'altra parte invece abbiamo il filtro e qui abbiamo anche l'altra parte che viene via. Possiamo andare a lavare poi completamente il contenitore della polvere. Riposizioniamo il filtro che si aggancia attraverso una piccola rotazione, si sgancia attraverso la rotazione. Le plastiche non sono particolarmente povere, anzi, sembrano abbastanza fatte bene. Andiamo a richiudere, sempre attraverso la rotazione obbligata da questi direzionali che abbiamo qui. Come avete visto, si è un po' già ingiallita questa plastica, guardate qui c'è forse qualche piccolo minuscolo graffietto dovuto alla rotazione del pietriscolo che sono andato ad aspirare, però nulla di che, ripeto, plastiche per niente da barboni, anzi, sembrano abbastanza resistenti. E continuiamo ad aspirare. La batteria è scesa già nei pochi minuti di aspirazione, è scesa già di una tacchetta, quindi insomma, diciamo che i 30-35 minuti di aspirazione ce li facciamo, quindi arriviamo a coprire un appartamento di 70 metri quadri in velocità massima, magari qualcosina in meno. Benissimo, come avete potuto notare, l'aspirapolvere per il prezzo che l'abbiamo pagata non è poi così malvagia, anzi addirittura porta comunque tutto sommato a termine il suo dovere. A questo punto, che dire, lasciamo a voi le conclusioni, fateci sapere se avete provato dei prodotti simili, fatecelo sapere qui nei commenti, non prima ovviamente di avervi ricordato di iscrivervi al canale, se lo fate siete dei grandi e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao appassionati!